Allora, siamo con Francesco Morini, presidente ADA del Trentino Alto Adige. Innanzitutto, qual è attualmente la situazione dal punto di vista turistico, dal punto di vista della ricettività nella sua regione? Sappiamo sempre che il Trentino Alto Adige è una delle colonne portanti in Italia per quello che riguarda il turismo, sia per le stagioni estive che per quelle invernali, per il turismo sciistico, per il turismo estivo alpinismo. La realtà dell'associazione invece in Alto Adige, Trentino Alto Adige, è un po' si differenzia un po' dalle altre regioni perché molte strutture nella nostra regione sono ancora gestite dalla proprietà, quindi la figura del direttore viene a mancare un po' meno. Io stesso sono entrato in associazione 16 anni fa, però sono direttore e proprietario della struttura stessa e comunque porto avanti l'associazione nella mia regione proprio perché sono convinto che il direttore, anche nelle famiglie, nelle case di proprietà, possono portare un grosso aiuto alle strutture ricettive. Ecco, questa 62esima assemblea è anche un'occasione per un confronto con gli altri presidenti. Certamente un confronto per capire anche le situazioni delle altre regioni e discuterne cosa si può migliorare nell'associazione e vedere di portare nuovi soci soprattutto nella propria regione come anche a livello nazionale. Grazie. Prego.